e per cui abbiamo parzialmente perso il dato, nel senso che potrebbe essere 4,5, 4,20, sì, certo, non lo sappiamo. Fin da come stava andando l'inverno e poi con l'inizio caldissimo dell'estate era chiaro che avremmo avuto un bilancio di massa estremamente negativo e i 4 metri grosso modo ce li aspettavamo. Così sono stati e la misura esatta della perdita dell'estate 2022 che è anche il valore massimo di sempre, cioè da quando misuriamo il ghiacciaio mai abbiamo perso così tanto spessore in una sola stagione. Riconosco il posto, non riesco più a capire dov'è la pallina. Qui la morfologia del ghiacciaio è stata letteralmente sconvolta dalla imponenza della fusione. ...435, ho calcolato bene? ...533. ...356 da metà luglio, sono 5,51. Mai capitato. 5 e mezzo in un anno. Mai capitato. Un ghiacciaio per il quale potremmo scrivere il requiem. Gli spessori di ghiaccio qua sotto sono dell'ordine di 20-30 metri. In queste condizioni, in meno di una decina d'anni, il ghiacciaio sarebbe estinto. Questo è stato il limite 2021, sì. E adesso siamo lì. ...81, quindi 30 metri di ritiro dal 2021 in un anno. Se tutte le estati non saranno proprio drammaticamente calde come questa, possiamo comunque dire che prima della metà di questo secolo sulle Alpi quasi tutti i ghiacciai sotto i 4.000 metri saranno definitivamente scomparsi. È l'effetto più vistoso del riscaldamento globale.